trovati tu a Firenze casa tua, però vado direttamente al sodo. C'è un avversario non banale, il prossimo turno di campionato per il Chievo, il Milan, se non ricordo male. Che avversario è, quanto è impegnativo per voi che si dice avete una classifica tranquilla, ma credo volete onorare l'impegno? No, assolutamente. Anzi, noi ci teniamo a far bene appunto perché abbiamo una classifica oggettivamente tranquilla. Di conseguenza vogliamo provare a fare più punti possibili. L'anno passato siamo arrivati a quota 50 e come penso sia giusto, cerchiamo e proviamo a far meglio. E il Milan è un avversario impegnativo, credo che sta stupendo un po' tutti. Ha avuto un momento di riflessione, ma pare che si sia ripreso. Sì, sì. Ha fatto molto bene per la partita. Secondo me Fiumbi è da spinta, quindi io non mi aspettavo che facesse così bene. Come ha detto, nel periodo immediatamente inizio anno ha avuto un pochino di calo, ma ora ha ritrovato la condizione. Sei stupito da Montella allenatore, sta facendo così bene dopo quanti gli anni di Firenze? Sì, sì, va fatto molto bene. Siamo proprio a Firenze, Dario, una città che tu conosci molto bene, il momento della Fiorentina come lo giudichi? Difficile, realmente sono state proprio due partite complicate, perché poi secondo me nell'andamento del campionato è normale che il tifoso si aspetta sempre di più, è giusto che ambisca a ottenere il massimo. Secondo me il lavoro che abbiamo fatto la squadra dei ragazzi è stato ottimo, è stata questa settimana che è stata tosta e per come sono andate anche le cose, proprio per i vantaggi recuperati che fanno male e fanno dispiacere. Ecco, domanda su mister, tu cosa pensi in questo futuro? Merita forse magari un salto, una quasi vita, insomma, cosa ne pensi? Sì, Marana sta facendo benissimo ormai da due anni, realmente l'ha fatto molto bene anche già a Catania, quindi penso che abbia le potenzialità e le credenziali per far bene. Poi dipenderà dalle opportunità, è normale che noi come calciatori, come Chievo, sì, saremo contenti se rimanesse con noi, però oggettivamente hanno fatto così bene che si meriterebbe di fare anche qualcosa di più. Il buon Sergio Pellissier come sta? Sempre un ragazzino? Sì, noi giovani del 79 ce la tiriamo avanti e quindi no, per ora sta andando bene. È stato fermo un paio di settimane, però è rientrato in gruppo. Avanti sicuro? Sì, 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 Dario, ormai sembra in Italia.